Questo è il Centro Aletti, un atelier d'arte nel cuore di Roma, anzi, un atelier di spiritualità, dove lavora una comunità di artisti cristiani. Rinnovano la tradizione dell'arte sacra antica, facendo parlare la pietra e il colore. Il loro maestro è padre Marco Ivan Rubnik, sloveno, gesuita, mosaicista e pittore di fama, mani, cuore, mente di una chiesa che sa parlare all'uomo, che sa raccontare l'arte della misericordia. Padre Rubnik, lei ha riempito di mosaici l'Europa, l'Italia, Roma. Questo è l'atrio della Cappella della Pontificia Università Ausilium. La vetrata, le croci, uno sfavillio di colori e questa colonna, su cui c'è scritto? Gioia piena nella tua presenza. Ma è davvero possibile che questa presenza ci sia e dia gioia? Eh sì, è proprio così. Noi stessi ci percepiamo come una presenza, perciò sono così care a noi le presenze intorno a noi. E ci sono diverse presenze. Ci sono presenze degli oggetti e certi ci sono molto cari e ci danno della gioia. Ma quando c'è presenza di una persona che ti è cara, ancora di più, che ti ama, ma che tu sai che ti ama tanto più che se stessa, tu puoi essere come sei, ma questo ti ama. Stando dentro questa presenza, questa è la gioia piena. Emozione entrare perché la luce davvero irrompe e allarga il cuore. Queste sono le nozze di Cana, giusto? Sì, nel Vangelo di Giovanni si scandiscono le giornate all'inizio e dopo quarta giornata viene scritto il terzo giorno c'erano le nozze a Cana. Allora questo contagio è importante perché il terzo giorno nell'Antico Testamento, dunque nel tempo di Cristo, era un numero molto importante perché era il giorno in cui Mosè ha ricevuto la legge. Dunque le nozze di Cana avranno certamente a che fare con la legge. Ma dall'altro lato noi sappiamo che il rapporto tra uomo e Dio, sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo, è il rapporto tra donna e uomo come immagine del rapporto Dio-uomo. L'alleanza però come segno di, come occasione di libertà, non come di una forzatura, un obbligo. In effetti è molto curioso perché ad Abramo Dio si presenta come un Dio che esiste a modo del relazionarsi. Perché cosa è l'alleanza? È una pedagogia di creare una mentalità e un'esistenza a modo di fidarsi dell'altro, di vivere con altro, di includere l'altro, di non essere soli. E questo è punto chiave, che con Abramo si comincia questa salita dell'uomo, dalla natura, verso un amore. La legge comunque diventa pian piano un'altra realtà. Quando si comincia a misurare un rapporto con la legge, è ancora peggio quando comincia fondarsi un rapporto sulla legge, e allora si rischia di decadere la relazione, di decadere l'amore e soprattutto di decadere la fede. Questo che a noi la parola legge fa un po' paura, incute sospetto. Ci fa un po' paura, però è anche colpa nostra perché l'abbiamo caricata troppo. Tanto è vero che nell'episodio di Cana il personaggio centrale chi sono? Gli sposi. No. No. Leggiare. Ma dai. Eh sì, perché viene proprio composto il brano così che si dice che c'era lì la madre, era invitato Cristo e poi c'è questo giare nel centro del brano e poi evento del vino. Che sono? Aspetta che le contiamo. Sono sei giare e da tutta la tradizione cristiana dei padri antichi hanno cominciato a interpretare queste giare di pietra che poi sono una cosa enorme come simbolo della legge di Mosè.
C'erano lì per la purificazione, ma erano vuote, dunque non purificavano più. Non c'era niente dentro. Che vuol dire questo? Quando una fede, una relazione con Dio si prosciuga perché si riduce a solo moralismo, a solo ideologia, a solo precetto, a solo il dovere, non serve più all'uomo. Non serve più per dare la vita. Come dice Paolo, la legge non era in grado di conferire la vita. Era vuota la cosa, sterile. E allora io penso che per il tempo d'oggi è importantissima questa scena di Cana di Galilea, proprio perché fa vedere che non si può intendere la fede, la cristianità, come un elenco di precetti, di doveri, di dottrine che bisogna fare nella vita. No. Tanto è vero che quando dice Maria non hanno più vino, cosa significa questo? Nei testi sapienziali, Siracide, Cantico dei Cantici, è molto bello vedere che il vino significa la gioia della vita, il gusto, il sapore della vita. Siracide dice: cosa è la vita dell'uomo senza vino? Infatti sono un po' tristi. Sono molto tristi perché infatti allora la Madonna praticamente sta dicendo cosa? Non c'hanno più l'amore. La cosa si sposano a fare se non c'hanno l'amore? E allora, ma che vuol dire questo? Che il rapporto tra uomo e Dio non ha più l'amore, ma c'è la legge, c'è il dovere, c'è una dottrina da compiere, da realizzare, ma non c'è più l'amore. E allora non è più la fede, è diventata una religione. In questo senso possiamo intendere religione proprio così, come un elenco di cose che l'uomo deve fare per attirarsi su di sé la benevolenza di Dio, la sua simpatia, un premio finale, eccetera. E se non fa questo, un castigo finale. Però padre, la religione e la fede, mi sta dicendo, sono due cose diverse. Cioè l'una non dipende anche dall'altra, l'una non serve all'altra. No, è proprio qui bisogna stare molto attenti. Se noi prendiamo San Paolo o Giovanni, in che cosa consiste la fede? La fede è l'accoglienza della vita nuova, l'accoglienza del dono che il Padre ci manda come figlio. Accoglienza di questo dono ci fa diventare a noi i figli, dice Giovanni. Allora la fede significa un cambiamento di vita che avviene attraverso un dono ricevuto. Io ricevo un altro modo di esistere, che è quel modo di Dio, cioè il modo di includere, di amare, di donarsi. Questo l'uomo da solo non può. Questo non è sufficiente che io so un imperativo categorico, devi amare. Non funziona, lo sappiamo molto bene. Noi dobbiamo essere visitati dall'amore per poter amare. Questo è la fede. Quando questo decade, allora c'è una struttura che gestisce il rapporto tra uomo e Dio, e questa è una religione. Invece proprio qui avviene esattamente opposto. I sposi sono tristi perché non hanno l'amore. E Cristo sulla croce, con costato aperto, però agli occhi aperti. Non è morto. No, bisogna sempre stare attenti. Cristo bisogna sempre presentare intero Cristo, morto e vivo, martire e risorto, uomo e Dio. Allora Cristo crocifisso fa nuova alleanza e fa vedere che il rapporto tra uomo e Dio viene compiuto da Lui. In nome dell'umanità, Lui come vero uomo rivela che Dio è l'amore e ci è dato il suo figlio nelle nostre mani. E avendo noi nelle nostre mani il figlio e lo abbiamo distrutto, lo abbiamo inchiodato sulla croce, ma con questo abbiamo scoperto quanto è buono il Signore che ci ritiene degni di dare nelle nostre mani il suo figlio. E lì si scopre chi è Dio e scopriamo chi siamo noi. E quando noi accogliamo questo, il nostro rapporto con Dio si scopre come filiale, come da figlio. Per questo il vino diventa sempre più rosso fuoco man mano che si avvicina a Cristo. Esattamente, perché
per far vedere che la legge non è che un giorno si aggiusterà. D'aleggiare non viene vino. La legge non può conferire la vita. Non è possibile. Ma quando si accoglie questa nuova vita, allora c'è anche una legge. Ma Giovanni dà solo un comandamento e poi comandamenti. Che cos'è il comandamento? Comandamento è accoglienza dell'amore del Padre che ci dona il Figlio. E i comandamenti che noi dobbiamo tenere preziosi dentro il cuore, dice Giovanni, quali sono? Interpretazione nei dettagli della vita, nelle circostanze diverse, come l'amore trova strada per realizzarsi. Questi sono i comandamenti veri cristiani. Questo non nega però i comandamenti della legge antica, delle sacre scritture, per niente, no? Anzi, San Paolo precisa molto bene, ma anche Giovanni, quando già nel prologo dice «La legge è con Mosè, la grazia è con Cristo». Che significa questo? Che i comandamenti, a livello spirituale, che cosa significano? Una dimostrazione palese che l'uomo non li può compiere. Sì, effetti. Non li può compiere. Allora che cosa? Abbiamo bisogno di un'altra vita con quale noi possiamo viverli. Dobbiamo essere rigenerati. Da quel costato lì, da quella ferita. Ed è molto bello perché è dalla ferita che siamo rigenerati. Noi cerchiamo sempre di chiudere le ferite e di nasconderle. Tutti ci vergogniamo delle ferite nostre, ricevute o date. Ma è proprio dalla ferita che viene il parto. C'è una ferita in questo muro. Esattamente. E nello squarcio del muro c'è il tabernacolo. Lei ha voluto porre il tabernacolo. È detto molto bene. È il muro che c'ha una ferita, perché le mura della Chiesa significano autoritratto della Chiesa. Perché le mura registrano ciò che succede nell'altare, ciò che succede nella Chiesa. E siccome nell'Eucaristia noi stiamo diventando e vivendo la nostra verità come incorporati in Cristo, e allora queste pareti devono esprimere ciò che noi siamo. E noi siamo corpo di Cristo. Il rosso è sangue, no? Il rosso è Dio. Il rosso è Dio. Ed è Dio proprio per causa del sangue. Guarda, questo è molto interessante, perché i cristiani hanno battezzato colori in questo modo. Il rosso ricorda sangue. Sangue è il luogo dove dimora la vita. Levitico dice così. La vita appartiene a Dio. Dunque sangue ricorda Dio, perché è il Signore della vita. Allora il rosso è il colore di Dio, perché la vita è di Dio. Quando cominciava a declinarsi la fede e smarire pian piano, il rosso ricorda sangue, sangue morte. Ricorda uomo, morte. Vero. È proprio un cambiamento. E qui abbiamo scritto Hon, che sì, gli antichi cristiani scrivevano sulle tombe. In greco, no? In greco, Hon. Colui che è. È inutile cercare uno vivo tra i morti. E siccome lui è il corpo risorto, in questo corpo risorto noi siamo incorporati. È bellissima questa immagine di Cristo che sta crocifisso, ma con gli occhi aperti e con costato aperto. Che vuol dire? Lui ispirò, dice Giovanni. Noi abbiamo colto questo respiro e abbiamo cominciato a respirare la sua vita. E allora cominciamo a vivere a suo modo. E perciò il nostro rapporto con Dio è una relazione agapica, di carità. Dove si vede che io veramente vivo con Dio e che ho la fede? Se sono una persona delle relazioni, la carità, ecclesialità e la testimonianza. Maria è il segno di questa alleanza nuova, cioè la Chiesa. Maria è proprio il passaggio, in effetti.
È proprio il passaggio, perciò lo abbiamo messo insieme al servo, perché lei dice fatte come vi dirà. Maria pronuncia queste parole importanti, fatte quello che vi dirà. E solo lei lo può fare, solo lei può dire questa parola. Perché? Perché lei ha fatto secondo la parola. Lei ha fatto così come la parola le ha detto. E che cosa ha fatto lei? È proprio l'immagine di questa relazionalità nuova, perciò lei non poteva avere il peccato, perché se lei avesse un peccato, non potrebbe mai pronunciare queste parole, fai di me quello che tu vuoi, perché il peccato ci inchioda su noi stessi e ci fa questa paura per noi stessi e questa angoscia per noi stessi e questa difesa di noi stessi, eccetera, eccetera, questa cura di noi stessi. Invece lei dice con una simpatia di fondo, non capisco quello che dici, Signore, ma fai di me quello che dici, perché sarà la cosa giusta e buona. Maria, la donna della nuova alleanza, significa anche che noi non possiamo essere credenti, essere uomini di fede senza la Chiesa? Perché questo è il punto dolente, no? Tutti sì. Siamo pronti ad avere eventualmente un rapporto con Dio, però la Chiesa ci sembra struttura, ci sembra sì. Costrizione. Guardi, questo è così grave quando si sente dire Cristo sì, Chiesa no. Questo è, a parte che è assurdo pronunciare una cosa così, ma è anche drammatico perché ci fa un esame di coscienza pesante. Perché cosa noi abbiamo fatto affinché il mondo ha tale paura di noi e della Chiesa? Qualcosa di molto grave è dovuto succedere nella storia. Mentre è proprio impossibile pensare un cristiano isolato, da solo. Non esiste io e il mio Gesù. Questa è una decadenza grave spiritualmente e teologicamente. Io e il mio Dio. Non esiste. Infatti, come noi preghiamo? Padre mio, Padre nostro. E non il cristianesimo, come dice il grande teologo Schmemann, non può promettere a un cristiano che diventerà perfetto, impeccabile. Perché? Perché non è questo che lo salverà. Che cosa ci salva? L'appartenenza al corpo di Cristo. L'appartenenza alla comunità. Noi nell'Eucaristia scende lo Spirito Santo sulle offerte e li converte in corpo e sangue e scende su di noi che mangiamo e beviamo affinché anche noi diventiamo questo corpo di Cristo. Quindi l'alleanza è qui. L'alleanza è qui. Sull'altare. Su quell'altare. Cioè sul luogo dell'Eucaristia. Esattamente. E l'Eucaristia è la Chiesa. Questo non è solo il luogo dove si idealmente disegna la Chiesa. Questo è il luogo dove la Chiesa fa vedere che cosa è. Ogni messa è universale, è una convocazione totale. E allora io lì mi incontro anche con una persona che mi è antipatica, che mi ha fatto del male, però siamo convocati in questo corpo di Cristo. Allora, quando prendo questo corpo, questa vita, pian piano cambia anche il rapporto verso questa persona. Lei ha parlato di alleanza tra tutti i popoli della terra, tra tutte le generazioni. C'è anche un'alleanza visiva qui, che si tocca con mano tra l'Oriente e l'Occidente, che lei con la sua arte esprime continuamente. E le citazioni che fa, l'uso dei colori, i volti delle icone. È proprio questo. Io penso che non è possibile immaginare un cristiano isolato o una chiesa slovena, una chiesa italiana, una chiesa irlandese, cosa sta roba qua? Cioè, non è possibile. Io alle volte sento, facciamo un incontro internazionale dei cattolici. Questo è veramente assurdo dire così, perché? Perché io stamattina ho avuto la messa e in questa Eucaristia ho vissuto tutti i popoli della terra, perché il battesimo ci innesta in una nuova comunione, che è esattamente questa alleanza con il Padre. Quando siamo figli, la nazionalità diventa solo un colore che arricchisce l'arcobaleno, la festa dei colori, delle bandiere che sventano nel vento, delle Pentecoste, ma l'unità è già saldata e fatta con lo Spirito che ci ha fatto figli. E allora non è possibile più pensare noi siamo cattolici, questi sono orientali, questi bizantini. Sì, e tutto questo è interessante, ma la cosa bella è che siamo di Cristo e tutti quelli che siamo di Cristo e tutto ciò che è di Cristo
è mio, è nostro. Com'è bello se uno che è polacco può dire la nostra Caterina di Siena. Quindi l'ecumenismo non è uno sforzo da perseguire come per troppo tempo si è pensato. No, è un tesoro da scoprire. Questo è perché è già saldato, fatto tutto. Padre, qui siamo un po' come in una tenda, no? Cioè come sì. Un'arca, non so, cioè c'è anche la forma dall'idea di essere a casa, di essere in un posto al sicuro, no? E poi si esce. Voi avete messo un angelo e la santa, immagino, protettrice di questo, fondatrice, di questa congregazione, sì. Fondatrice. Cioè sono gli angeli e sono i santi che permettono di continuare questa alleanza tutti i giorni, perché voglio dire, Cristo, ammesso che io abbia fede in Lui, se n'è andato. Lei dice presente, ma io devo vederlo presente. Abbiamo scritto tante pagine per dimostrare che Dio esiste. E io penso che non servono molto, perché non so se abbiamo convinto qualcuno. Ma è molto strano perché scrivere che Dio esiste, perché la Chiesa è la testimonianza di un modo di esistere che è quello dell'alleanza, cioè della figliolanza. Noi viviamo la vita di Dio. Chi vede noi dovrebbe intuire di chi siamo, di come esistiamo. E perciò io penso che anche per i tempi futuri, quando magari nell'Europa saranno pochi cristiani, saranno importanti queste isole dove uno trova i cristiani, cioè santi, che davvero rivelano questa corporeità pasquale gloriosa di Cristo, cioè questo modo di esistere relazionale, agapico, d'amore, di includere l'altro. E perciò ho messo qui nell'uscita questa fondatrice che da un lato prende la croce con la mano. Perché? Perché questo è noi, cosa portiamo noi in giro? Il dono che ci è stato nelle nostre mani, affidato, e indica la strada, cioè noi non siamo chiusi in uno spazio. Questo spazio è solo affinché noi possiamo far vedere chi siamo, che quando un pellegrino entra, un viandante entra, non può incontrare i cristiani, entra qui dentro e scopre chi siamo. Ma poi noi siamo disseminati nel mondo, come lievito, come sale. E perciò lì ho messo Raffaele, che è l'angelo che si distingue con bastone. Perché cammina, anche lui. E che cammina, e Raffaele è quello che accompagna. Perciò nel mani c'è il globo terrestre, l'universo. Dovunque tu sei, sei nella compagnia di Dio. È l'unica nota di verde che c'è in questo mosaico che ricopre le pareti di questa cappella. Per me il colore verde è un colore strano e non lo metto molto spesso, perché basta mettere il blu e il giallo ed è verde. Il colore più equilibrato per la nostra psiche, per la nostra anima, è il blu. Che è il colore degli uomini? Che è il colore degli Perché? Uomini. Perché? Perché è l'unica creatura che guarda il cielo. Tutte le creature guardano la terra, solo l'uomo guarda il cielo, perciò i cristiani hanno detto il blu è il colore dell'uomo, perché guarda il cielo. Poi uscendo dalla cappella, il pilastro che abbiamo visto all'inizio, però dall'altra parte, e qui mescolata nelle tessere del mosaico c'è un'altra frase che dice: sono con voi tutti i giorni. Cosa le dà questa certezza? La morte di Cristo, proprio la crocifissione. Perché guardi, lui ha detto così: sarò consegnato nelle mani dei peccatori, sarò consegnato ai scribi, ai farisei, ai sommi sacerdoti, sarò flagellato, sarò crocifisso. E questo è successo. Questo è successo. E poi dice: e risusciterò
e dice: e sarò con voi fino alla fine. Se è vero la prima parte della frase per quale era necessario il sangue e il martirio, perché non posso credere alla seconda? Perché la prima mi testimonia che è vera la seconda parte. E poi io sono tanto peccatore che posso già dire con certezza una cosa, che davvero lo Spirito Santo esiste, che davvero questo soffio è passato, che davvero dalla ferita siamo generati. Perché? Perché persino io mi sono scoperto e con sorpresa di essere buono con la persona che mi ha fatto del male. Questo è solo da Dio. Questo l'uomo non può fare. Grazie. Prego.